Chiudiamo questo. Questo. Buongiorno a tutti, sono Silvia Visirocchi, un avvocato e responsabile della protezione dei dati personali all'interno dell'ISPRA, noto anche come DPO più comunemente. Vi spiegherò nel corso della mia breve presentazione, che non sarà una formazione specialistica privacy ovviamente, però cercherò di toccare alcuni punti fondamentali che inquadrano anche un po' il ruolo del nuovo regolamento europeo nell'ambito dell'attività poi quotidiana del mobility manager. La mia attività all'interno dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale è un'attività sicuramente complessa e articolata, perché come spiegava l'ingegner Pini è una struttura molto grande, con molti dipendenti, che proviene da un'articolazione, quindi una fusione abbastanza complessa, e poi c'è tutto un settore che è un settore legato alla ricerca scientifica e alle finalità statistiche, che sono un po' la mission dell'ente, legate a un'attività poi che è la mente pensante amministrativa che sostiene tutta la struttura e che certamente ha delle problematiche quotidiane in materia di protezione dei dati personali che vanno affrontate. Quindi l'attività che oggi, la testimonianza che oggi vengo qui a portare è un'attività sicuramente dal punto di vista legale assolutamente di primo impatto, non è un'attività che riguarda esclusivamente la sicurezza informatica come inizialmente si riteneva per questa figura. Mi trovo e mi sono trovata ad affrontare delle tematiche che vanno dai profili sul trattamento dei dati dei fornitori, quindi affidamento di servizi che hanno oggetto anche il trattamento dei dati personali, attività che riguardano accordi, convenzioni, protocolli di intesa con università, quindi hanno oggetto il trattamento dei dati personali di studenti, ricercatori, dottorati di ricerca, che ovviamente hanno un impatto su questa materia. Altri profili legati a ovviamente il trattamento dei dipendenti, che si articola in tantissime attività, quindi anche quella del mobility manager in relazione al piano spostamenti casa lavoro è certamente uno degli aspetti sul trattamento dei personali dei dipendenti che deve essere affrontato. Ci siamo confrontati ampiamente con Giovanna Martellato, che devo dire è stata sin da subito molto sensibile a questa tematica e ha capito anche che il tipo di approccio è un approccio sostanziale e non burocratico alla materia, e un approccio che spero di trasmettervi attraverso questa breve presentazione. Non è un approccio limitativo alla vostra attività, ma deve essere un approccio consapevole, che dà degli strumenti anche alle persone fisiche interessate, che siano studenti, che siano lavoratori, di quali sono le tipologie di dati che voi nella vostra attività dovete, in ottemperanza di obblighi evidentemente di legge, ma anche per finalità di interesse pubblico, dovete affrontare in modo tale che il soggetto abbia il controllo più totale sull'attività che voi svolgete in relazione al trattamento dei dati, che è un po' l'obiettivo principale del regolamento europeo 679 del 2016, noto anche come General Data Protection Regulation o GDPR, come ben sapete. E quindi dall'approccio burocratico formale si passa a un approccio di carattere sostanziale. È un'attività certamente in continua evoluzione, ci sono molte novità rispetto all'approccio che era proprio del nostro sistema codicistico del codice privacy, e cercherò di trasmettervi questa impostazione. Quindi all'esito di questa prima parte generale, dove cercherò anche di fare delle distinzioni rispetto a quelli che sono dei dubbi anche semplici, banali. Prima una vostra collega giustamente diceva: ma dato personale che cosa si intende? Non sono risposte banali, perché poi impattano sulla vostra attività quotidiana e comportano delle conseguenze. Dopodiché daremo spazio non solo alle risposte del dottor
Pasotto che è qui, ma anche altri spunti di riflessione che sono emersi, mi sono appuntata all'esito dell'intervento dell'architetto Martellato, e poi daremo ampio spazio ad un dibattito, tempo permettendo, e presentazione tecnica. Grazie innanzitutto per l'attenzione. Dobbiamo mettere. Non rimane stabile. Allora lasciamo le modalità di struttura, diciamo, non di presentazione. Non so che dire. Posso andare a braccio se avete? No, dobbiamo. Conviene fare così. Siamo. Così. Non riusciamo. Perché quando mettiamo la presentazione. Posso provare, ma per l'ennesima volta. Se vuoi posso andare avanti, non lo so. No, ti ringrazio. Preferite per l'acustica che sia in piedi? Sì, ok. Allora, dicevamo, una prima dei primi focus di carattere generale sul regolamento europeo. Come ben sapete, diciamo, la data maggiormente conosciuta era quella del 25 maggio 2018, la deadline dove ci si è affannati un po' a tamponare alcune situazioni emergenziali. In realtà è stato un processo lungo, come vedete dalla data del regolamento, perché ha avuto un'efficacia, diciamo, cosiddetta progressiva, quindi a livello europeo già dal 2016 era stato elaborato, ma poi ha avuto piena efficacia in tutti gli Stati membri dal 25 maggio scorso. L'aspetto più importante, che poi ha un impatto sicuramente decisivo nella giornata odierna, è la centralità della persona fisica. Questo perché sicuramente per un carattere di tipo sostanziale, ora non si legge magari bene nella slide, però la protezione dei dati personali è all'esito della dell'introduzione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'articolo 8 è un diritto fondamentale della persona, cosa che prima non era, quindi certamente cambia a livello di rango di diritti. E questo che cosa comporta? Che è un diritto che deve essere contemperato in relazione alla sua funzione sociale con altri diritti, quindi nel nostro ordinamento con altri diritti costituzionalmente garantiti certamente. Qual è la caratteristica principale anche rispetto all'impostazione del codice privacy? Non più il dato al centro della tutela, ma la persona fisica, quindi è un regolamento che non si applica alle persone giuridiche e si applica soltanto ai trattamenti di dati interamente o parzialmente automatizzati o non automatizzati, ma comunque che siano destinati a confluire in un archivio cartaceo o elettronico. Non si applica, e questo è anche molto importante, ai trattamenti o informazioni anonime o resi successivamente anonime. Fra poco vedremo tutte queste distinzioni in modo tale che anche voi possiate capire nella vostra attività quando un dato è anonimo e quando siamo ancora nell'area del dato personale e della tutela del GDPR. Qual è il nuovo approccio che il regolamento europeo introduce all'interno del sistema di tutele? È un approccio basato sulla cosiddetta accountability o responsabilizzazione e analisi del rischio. Che cosa vogliono dire questi concetti? Si dà il profilo della decisione sui mezzi e le finalità di un trattamento di dati al titolare del trattamento, che deve adottare lui stesso dei comportamenti proattivi che possano e siano in grado di dimostrare che si sia effettivamente all'interno della propria organizzazione si siano adottate delle misure, sia tecniche che organizzative, finalizzate all'applicazione del regolamento europeo. Quindi viene affidato il profilo decisionale, come vi dicevo, totalmente ai titolari, che nell'ambito di parametri ben stabiliti dal regolamento europeo, quindi certamente principi che devono essere osservati, ha uno spazio di manovra sicuramente molto più ampio rispetto al passato, dove noi, se ci ricordiamo, avevamo un codice privacy, un allegato B, misure minime di sicurezza, ci attenevamo a quell'allegato e ci ritenevamo sostanzialmente conformi alla normativa vigente. Adesso non è più così.
premesso che comunque questo allegato è stato abrogato con il decreto legislativo 101 del 2018 che ha modificato sostanzialmente il codice privacy, proprio perché è incompatibile con questo approccio di accountability. Questo approccio, cioè l'assunzione di decisioni da parte del soggetto titolare del trattamento dei dati, qual è, cosa comporta come risvolto della medaglia? Un approccio basato sull'analisi del rischio, approccio che è noto in altri settori, penso all'anticorruzione, penso all'antiriciclaggio, penso alla valutazione di un danno ambientale. Sono tutti approcci che adesso sono catalizzati da questo punto di vista sulla privacy. E questo è espressione di due principi che sono principi molto importanti imposti dal regolamento europeo, che sono il principio di privacy by design e by default. La privacy by design, per quanti di voi l'abbiano già sentito perché vedo annuire, vuol dire, ora qui non si legge bene la slide, mi dispiace, però è espressione di che cosa? Del fatto che sin dalla progettazione e ideazione di un trattamento di dati personali, il titolare, proprio in una veste di accountable, deve essere in grado di progettarlo già tenuto conto di, della conformità alla normativa. Ovviamente deve anche fare i conti con la natura del dato, con il contesto, con le risorse che ha a disposizione, però dal punto di vista della progettazione deve essere in grado di già pensarlo in questo modo. E la privacy by default non è altro che il risvolto pratico di questo principio, cioè quali misure tecniche organizzative adotto per effettuare questo trattamento. E scusate, ok. Nella concretezza, per tutelare diritti e libertà delle persone fisiche, perché ci tengo a sottolinearlo, l'analisi del rischio, che come vedete ho evidenziato in queste tre fasi, che sono anzitutto l'identificazione di un trattamento di dati personali, quanto è importante all'interno di un'organizzazione, di un ente, di un'impresa, la mappatura non dei processi che ci servono per altro scopo, ma delle attività di trattamento dei dati che vengono effettuate all'interno di un'organizzazione. Già quella è un'operazione, quantomeno dal mio punto di vista, in ISPRA abbastanza mastodontica ed impegnativa. Dopodiché devono essere analizzati questi processi e deve essere effettuato uno stato dell'arte anche rispetto alle misure che vengono adottate, ed eventualmente diciamo focalizzando il rischio non su quello del titolare, quindi dell'impresa o dell'ente, ma sulla persona fisica interessata. In questo caso, se l'analisi del rischio dà un rischio elevato o medio alto, è necessario poi apportare delle modifiche e delle misure di mitigazione del rischio che ci abbassino questo livello e ce lo rendano accettabile per la nostra organizzazione. I rischi connessi, sempre sull'approccio basato sull'analisi del rischio, mi interessava evidenziare che il rischio deve essere correlato a degli effetti complessivi del trattamento di dati personali. Che cosa vuol dire? Che i danni possono essere molteplici, possono essere danni di carattere psicologico, danni reputazionali, perdite economico-finanziarie, furto di identità, che sono assolutamente attività molto frequenti, soprattutto nell'attuale diciamo sistema evolutivo del progresso tecnologico, dei big data e quant'altro. Quindi l'analisi del rischio deve avere questo focus. Dopodiché abbiamo le misure di mitigazione che ho cercato di evidenziarle qui, che sono quelle che io pongo in essere in virtù appunto dell'accountability per abbassare il livello di rischio per le persone fisiche. Quali possono essere? Possono essere sia delle misure di carattere organizzativo, quindi costituire un buon organigramma privacy all'interno dell'azienda, dell'ente, che può anche non coincidere con l'organigramma diciamo preesistente, è già un buon punto di partenza, quindi definire bene i ruoli, le governance e l'attribuzione di particolari compiti e funzioni privacy all'interno di un'organizzazione, oppure attuare delle procedure o dei sistemi di audit specifici, è certamente una misura organizzativa idonea a mitigare questo rischio, ma anche delle misure tecnologiche. Quindi l'aspetto che vi dicevo prima della sicurezza di carattere informatico rientra tra queste misure tecnologiche di mitigazione, come policy di sicurezza,
software gestionali, quindi anche facendo riferimento all'intervento dell'architetto Martellato, l'aver scelto un certo tipo di software applicativo con determinate garanzie già rientra in una misura tecnologica di questo tipo. E poi ci sono altre tipologie di misure di mitigazione, come l'anonimizzazione, rendere anonimo un dato, è una misura di mitigazione del rischio, minimizzarlo, quindi usarlo magari oscurandolo per alcune parti, utilizzandole soltanto quelle che mi sono necessarie per quella finalità, la cifratura o anche una modalità di conservazione, rientrano tutte tra queste misure di accountability che possono essere poste in essere. Ovviamente la decisione a chi spetta, proprio per questo principio, spetta ogni singolo titolare, quindi una misura organizzativa introdotta all'interno dell'ISPRA può essere adatta per l'istituto, ma non può essere adatta per Roma Capitale o per un altro ente di ricerca, per quanto magari possano avere delle attività anche simili. Ma adesso veniamo un po' al cuore, all'aspetto un po' più definitorio, ma che ci fa capire se l'attività del mobility manager ha un'afferenza e in che termini e con quale impatto sulla protezione dei dati personali. La definizione di dato personale ci viene fornita dall'articolo 4 del GDPR e in particolare si fa riferimento a qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata e identificabile. Ora, l'aspetto più importante per la giornata di oggi è focalizzarsi sul concetto di identificabilità. Quindi non basta un nome e cognome di un soggetto per dire sto trattando un dato personale, ma il regolamento europeo ci dice: se io anche indirettamente riesco a ricondurre con un numero di identificazione, con un dato relativo all'ubicazione, elementi caratteristici della identità fisica, economica, culturale o sociale, io già posso parlare di un dato personale, perché unendo questi elementi io posso comunque ricondurmi ad una persona fisica ben individuata. Teniamo bene a mente questa definizione sul concetto di identificabilità quando poi parleremo del piano spostamenti, di quali sono poi i dati che io acquisisco e richiedo, come conservo questi dati e se effettivamente possono essere ricondotti anche con le misure tecnologiche poste in essere ad un soggetto ben individuato. All'interno della categoria dei dati personali abbiamo una categoria generale di dati cosiddetti comuni, quindi possiamo parlare di dati di contatto, dati relativi all'ubicazione, dati relativi alla residenza e poi abbiamo delle categorie particolari di dati individuati dal regolamento europeo negli articoli 9 e 10. L'articolo 9 sostanzialmente fa riferimento all'ex definizione di dato sensibile che avevamo nel codice privacy, con l'unica differenza che è stato introdotto l'orientamento sessuale di una persona. Quindi abbiamo dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute, sono sostanzialmente una definizione quasi complementare a quella che avevamo prima. L'articolo 10 fa riferimento ai cosiddetti dati giudiziari invece, cioè i dati relativi alle condanne penali o reati o connessi misure di sicurezza. Quindi ad esempio un caso pratico che mi è capitato in ISPRA per quanto riguarda i dati sensibili è una materia certamente dove l'attività del medico competente dell'RSPP ha un impatto notevole. Relativamente ai dati giudiziari, l'ufficio gare appalti ovviamente per fare tutti i controlli di quell'articolo 80 del codice deve certamente trattare questo tipologia di dati per delle finalità legate ad adempimenti di legge. Ma che cos'è un trattamento? Abbiamo visto dato personale comune, categorie particolari di dati, ma effettivamente quando io sto trattando un dato? La definizione che ci dà l'articolo 2 e l'articolo 4 numero 2 del GDPR è abbastanza ampia, perché va dall'acquisizione del dato, tutto ciò anche senza strumenti elettronici, ma può avere ad oggetto la raccolta, la registrazione, l'organizzazione di un dato personale, l'elaborazione, la estrazione, il raffronto, l'utilizzo. Vedete,
Ci sono tantissime attività che rientrano nella macro categoria di un trattamento dei dati, quindi bisogna previamente individuarli. Da tenere a mente appunto che il trattamento è anche un trattamento di carattere diciamo cartaceo, non elettronico, e anche se non confluisce in una banca dati, si parla sempre di trattamento. Ecco, questa è una definizione che ho voluto inserire perché ritengo che anche diciamo, facendo un'analisi del tipo di attività effettuata dal Mobility Manager, che possa essere utile anche ad avere oggi delle risposte concrete. Perché il regolamento europeo parla di profilazione quando vi è un trattamento automatizzato di dati personali che consiste nel valutare alcuni aspetti della persona fisica. Quali possono essere questi particolari aspetti? Relativi al rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità di un soggetto, ma soprattutto per quel che a noi diciamo interessa oggi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di una persona. Quindi è un'attività che valuta una serie di aspetti per poi trarne diciamo un'essenza di carattere anche comportamentale. Ora cerchiamo di capire se effettivamente, qui anche voi mi darete un supporto di carattere pratico, ma dagli interventi che mi hanno preceduto certamente c'è un'affinità tra la profilazione e l'attività del mobility. Bisogna capire se nel momento della raccolta di dati il dato nasce anonimo, viene reso anonimo o viene pseudonimizzato, che differenza c'è? Dunque, da quello che mi è parso di capire, anche diciamo dall'ultimo intervento dell'architetto Martellato, nel momento di diciamo raccolta, che è il momento del questionario, è lì che ci dobbiamo porre delle domande. Quindi il tipo di dato, se c'è anche un dato di carattere anagrafico, come mi è stato appunto detto, si parla certamente di dato personale. Se c'è un identificativo che è conservato su un supporto ben distinto dal dato anagrafico, non è un dato anonimo, ma un dato pseudonimizzato, perché io con la pseudonimizzazione è come se scomponessi il dato e conservassi in maniera separata degli elementi diciamo specifici di quella persona, che possono essere ricondotti, se ricompattati diciamo così, a quel soggetto. Il dato anonimo invece è un dato dal quale io non posso mai risalire a una persona fisica. Quindi secondo me, diciamo da quello che ho potuto capire, poi mi darete anche voi una conferma, qui si tratta di eventualmente di una pseudonimizzazione che viene fatta. Quindi, come vedete qui, la definizione di pseudonimizzazione del regolamento europeo fa riferimento a un'ipotesi in cui il trattamento di dati è effettuato in modo tale che gli stessi non possano più essere attribuiti ad un soggetto specifico, se non attingendo a quelle informazioni aggiuntive che ho conservato separatamente, come una misura, diciamo, tecnica organizzativa che mi mitigasse il rischio, ok? Quindi la pseudonimizzazione è una di quelle misure di mitigazione che abbiamo visto prima. Ora, nel caso in cui la profilazione effettivamente sia necessaria per campagne specifiche del Mobility Manager, che cosa dobbiamo fare? Allora, sicuramente la profilazione è un qualcosa in più che serve rispetto a una determinata attività. Quindi, diciamo, premessi gli obblighi di informativa sul trattamento di dati che io adesso insomma vi propongo, vi suggerisco e cercherò di spiegarvi, ritengo che per una profilazione specifica, e quindi anche, qui rispondo a una delle sue domande, anche per un'attività aggiuntiva che è volta anche a una proposta di carattere commerciale di cui il dipendente o lo studente vuole usufruire, è necessario un apposito consenso che prescinde dall'adempimento dell'obbligo di legge che ha il mobility in relazione alla sua attività.
ma che è un qualcosa in più che deve essere facoltativa e che non pregiudica diciamo l'attività principale del mobility manager. Ora, spesso c'è anche molto allarmismo su un trattamento di dati, quando posso farlo, mi paralizza la mia attività. In realtà alcune volte è molto più semplice di quello che si possa pensare. Bisogna però interrogarsi su qual è la base di legittimità che effettivamente mi porta ad effettuare un trattamento di dati personali. E quindi la cosiddetta individuazione delle basi giuridiche del regolamento europeo, vedete qui l'articolo 6 che è una delle norme cardine, è proprio questa, perché il regolamento ci dice un trattamento di dati è lecito per quanto riguarda i dati comuni, quindi non sensibili, solo se nella misura in cui ricorre almeno una di queste condizioni. L'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati, quindi il consenso non è un passepartout valevole per tutte le attività di trattamento dei dati, molte volte non serve. Io ho visto nella mia attività, diciamo, quotidiana, comunque di avvocato, indipendentemente dall'ISPRA, che questo consenso si mette a prescindere nel dubbio chiedo il consenso. Non è così, non è corretto giuridicamente, perché magari sotteso a quel trattamento di dati c'è un contratto, c'è un obbligo di legge, c'è una finalità istituzionale, e quindi il consenso non è necessario. Quindi, come vedete nel secondo punto, l'altra base giuridica è la necessità di dare esecuzione a un contratto, delle misure precontrattuali, poi c'è l'adempimento dell'obbligo legale e la salvaguardia di interessi vitali per l'interessato, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri. L'ultima base giuridica è data dal perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento di terzi, purché però non, questi interessi non prevalgano su quelli delle persone fisiche interessate. Questa base giuridica, diciamo, dato l'elemento di carattere, diciamo, privatistico che prevale, ovviamente non si applica alle pubbliche amministrazioni che sono portatrici di interessi di carattere collettivo. Qual è la base giuridica sottesa all'attività del mobility manager? Io ritengo che ne sussistano due di basi giuridiche. L'adempimento di un obbligo legale che discende direttamente dal decreto del Ministro dell'Ambiente sulla modalità sostenibile delle aree urbane e anche, non da ultimo, anche l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Nell'intervento di poco fa di Giovanna, si è fatto riferimento alla tutela della salute, alla tutela dell'ambiente, quindi certamente non possiamo parlare di un interesse della singola persona, ma di un interesse di carattere collettivo. Vediamo adesso, diciamo, facciamo un focus sul vostro ruolo come persone, diciamo, fisiche, come mobility manager, perché il mobility può essere un soggetto sia interno che esterno all'impresa o alla pubblica amministrazione. Questo può avere delle conseguenze di carattere diverso. Nel caso di ISPRA è un soggetto interno, ma non so quanti di voi siano esterni, se potete aiutarmi a... Siete tutti interni. Qualcuno di esterno, di mobility manager, insomma... In questo caso, che cosa dal punto di vista privacy, quali sono le conseguenze? Per il GDPR è un responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28, ossia una persona fisica, giuridica o l'autorità pubblica, un altro organismo che tratta dei dati per conto del titolare. Quindi in questo caso viene affidato a un soggetto esterno la gestione delle tutte le attività di mobilità legate a questa figura, ma è necessario un qualcosa di più forte per il regolamento europeo, è necessario che i suoi rapporti con l'impresa o con l'ente debbano essere regolati da un apposito contratto privacy, delle apposite clausole contrattuali che si aggiungono al rapporto contrattuale in essere. E a che cosa serve? Serve a vincolare questo soggetto responsabile al titolare e che serve a identificare in maniera dettagliata quali sono i suoi compiti, quali sono le sue responsabilità, quali sono per esempio qual è la durata del trattamento o la natura del trattamento, le categorie delle persone fisiche interessate da questa attività
e anche, non da ultimo, gli obblighi e le responsabilità, perché da questo punto di vista il regolamento europeo è molto severo. La partita delle responsabilità civili, amministrative, fino anche di carattere penale, tra il responsabile esterno e il titolare del trattamento viene proprio decisa e cristallizzata in questo contratto. E questo è, diciamo, mutatis mutandis, è una attività che viene sostanzialmente ripetuta ogni qualvolta l'impresa o l'ente pubblico affida ad un soggetto esterno un'attività che comporta anche il trattamento di dati. Noi anche con l'ingegner Pini abbiamo fatto un'attività del genere, quindi abbiamo predisposto delle attività, delle clausole contrattuali specifiche per un affidamento, o anche per la piattaforma e procurement che abbiamo acquisito. Quindi, come vedete, questa è un'impostazione generale del regolamento che va calata poi nella situazione specifica. Mi interessava appunto farvi presente soltanto questo spunto di riflessione sul ruolo del mobility. Ora veniamo a diciamo il cuore un po' dell'attività del mobility manager in relazione alla comunicazione della propria attività e della propria indagine alle persone fisiche. Giovanna parlava prima della lettera di presentazione che ho diciamo ascoltato con attenzione, perché ritengo che sia una buona base di partenza e che debba confluire nelle informazioni da fornire agli interessati ai sensi del regolamento europeo, perché alcune indicazioni che vengono date danno già un'informazione di base rispetto al motivo per il quale io sto richiedendo determinati dati ai soggetti per fare un piano di spostamenti o per fare una specifica campagna. Però il regolamento ci impone qualcosa di più, proprio per il potere di controllo delle persone fisiche di cui parlavamo poco fa. Come vedete, le informazioni sono ai sensi dell'articolo 13 o 14 del regolamento europeo, perché a seconda del caso in cui io quelle informazioni le raccolgo direttamente, le acquisisco direttamente dal soggetto, oppure se mi affido a un altro soggetto che mi fa da tramite sostanzialmente, e quindi lo acquisisco in via mediata, in via indiretta. Quando devo fornire queste informazioni? Le devo fornire nel momento in cui raccolgo il dato, perché un trattamento, diciamo, a voler essere rigorosi dal punto di vista legale, abbiamo visto prima le basi giuridiche, un trattamento è lecito se io, prima di acquisire quel dato, do delle informazioni al soggetto sulle finalità del trattamento di quei dati, sulle tipologie di dati che io sto trattando e le motivazioni, sulle basi giuridiche che sostengono questa attività di raccolta, e anche ad esempio l'indicazione, qualora presente, dei dati di contatto del DPO, del responsabile della protezione dei dati, un soggetto che funge da interlocutore e da trade union tra il titolare, l'autorità garante e i diritti degli interessati. Rispetto al passato, in cui conoscevamo le informative privacy come delle brevi informative di carattere 8, 5 righe, dove assolutamente incomprensibili, quindi neanche magari si leggevano perfettamente, il regolamento europeo impone una forma chiara, una forma intellegibile per i soggetti, trasparente, quindi deve essere chiaro tutto il ciclo di vita del dato personale. Solo così il soggetto fa una scelta consapevole rispetto ai propri dati personali. In linea di principio deve essere fornita per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, e comunque se ci sono particolari diciamo necessità di raccogliere in via mediata le informazioni, comunque entro un termine ragionevole che non può superare un mese dalla raccolta. Quindi il mio spunto di riflessione, ma anche la necessità che ho sottoposto all'architetto Martellato, è quello di costituire e strutturare un'informativa che sia più chiara e esaustiva possibile, che preveda anche, qui mi ricollego ad un'altra domanda che diciamo mi è stata posta, che consenta anche di dire gli eventuali destinatari di quei dati. Quindi se io nell'informativa do un'indicazione chiara all'interlocutore che quel dato potrà essere fornito
per le finalità, diciamo, legate all'applicazione della normativa e le finalità istituzionali all'Agenzia per la Mobilità di Roma Capitale, sarò legittimato e quindi lo scambio di informazioni tra i singoli mobility e l'Agenzia per la Mobilità di Roma Capitale avrà una lecita giustificazione e non incorrerà in possibili rischi di violazione della normativa, perché il momento della raccolta del dato, il momento della consapevolezza è quello cruciale. Un piccolo focus finale dal momento che mi sono presentata come responsabile della protezione dei dati personali, per quanti di voi non ne conoscano, diciamo, sostanzialmente la natura e le funzioni, una figura nuova introdotta dal regolamento europeo, ma che già esisteva ad esempio in Germania, in alcuni paesi scandinavi e in America, una figura super partes che ha da un lato una sorta di organismo di vigilanza, dall'altro la funzione di supporto tecnico operativo all'organizzazione del titolare per tutto quello che riguarda la protezione dei dati personali, che, come avrete capito da questa breve chiacchierata, è una materia abbastanza trasversale che tocca tantissime attività quotidiane. Le capacità, e questo è stato anche definito in una recente sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, che ha smentito la natura soggetto con competenze informatiche, ne ha statuito la natura assolutamente giuridica, data la rilevanza della conoscenza delle normative e delle prassi in materia di trattamento dei dati personali, nonché la conoscenza specialistica anche rispetto al contesto di riferimento. Quindi faccio sempre l'esempio di un avvocato, di un giurista che assume questa veste ma che si è magari sempre occupato di sinistri stradali, certamente non ha una competenza specifica a fare il DPO all'interno dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale. E poi certamente competenze relazionali, perché è un soggetto che deve potersi confrontare con una serie di soggetti diversi e che svolgono diverse attività e che deve essere certamente collaborativo. Vi facevo riferimento prima al ruolo chiave di interfaccia con i soggetti interessati, con il titolare del trattamento e con l'autorità garante per la protezione dei dati personali, perché ovviamente è il focal point al quale si riferisce anche in sede di ispezione e controllo la Guardia di Finanza o appunto il garante per l'autorità per la protezione dei dati personali. Quindi in realtà una figura che più che una figura di carattere formale sulla carta ha un ruolo che potenzialmente può aiutare in maniera sostanziale a costruire un nuovo modello organizzativo che tenga conto anche sotto il profilo della compliance integrata della materia del trattamento dei dati personali all'interno dell'organizzazione o dell'ente. Io vi ringrazio, questa era una breve presentazione e vorrei magari affrontare con voi alcune problematiche e quesiti tecnici che mi sono stati sottoposti. Riprendo qui i miei appunti dove ho scritto tutto. Dopodiché non so, Giovanna, se vuoi anche alimentare tu il dibattito. La presentazione successiva e rimanderà